Salve signor Ministro, sono Luigi D'Onofrio, un insegnante precario di scienze motorie. Non voglio assolutamente esporre il mio curriculum professionale, ma solo fare una brevissima riflessione seguita da una semplicissima domanda. Il prossimo 30 giugno 2009 scadrà il mio contratto a tempo determinato con la pubblica amministrazione. Idde al 30 giugno, signor Ministro, avrò maturato complessivamente 3.087 giorni di servizio, ripeto, 3.087 giorni di servizio nella scuola pubblica, servizio svolto tutto nella scuola pubblica. Ed ora, per il prossimo anno, in virtù dei tagli previsti dal decreto che porta il suo nome, appunto, decreto Gelmini, sicuramente, anzi direi molto probabilmente, a 50 anni oramai compiuti, rischio di rimanere a casa. Non voglio entrare nel merito del decreto, della validità o meno. Una semplicissima domanda, signor Ministro. Voglio sapere se questo comportamento sia degno di una nazione civile che lei ha l'onore di rappresentare. Grazie.